continua a crescere il movimento che cerca di tutelare il diritto allo sport per i ragazzi. Le società calcistiche che erano partite dal nostro territorio per far sentire la propria voce al governo e togliere l'obbligo di Green Pass rafforzato per i giovani sportivi sono notevolmente aumentate. Molte prime squadre, tutte in qualche modo legate ai settori giovanili, si sono unite all'iniziativa di far scendere in campo i capitani delle squadre con un numero 12 dipinto sulla faccia, proprio a testimoniare la vicinanza a questa battaglia per permettere ai ragazzi over 12 non maggiorenni di poter fare sport e giocare pur non avendo il Green Pass rafforzato. La LND attraverso i comitati regionali ha preso atto delle segnalazioni riguardo la problematica del Green Pass rafforzato over 12 che sta creando notevoli problematiche per il proseguo dell'attività agonistica giovanile. Speriamo che gli organi sovraordinati e preposti abbiano la volontà di riportare almeno nella fascia d'età tra i 12 e i 17 anni la certificazione verde di base con i tamponi, anche perché si rischierebbe di creare tanta disaffezione nei più giovani, in questo caso, con il rischio di far morire veramente il calcio di base. Ribadisco che questa è una battaglia importantissima per il futuro dei nostri giovani.